capannoni abbandonati, vetri sfondati, discariche a cielo aperto. È ciò che resta del sogno industriale del capitalismo di Stato, tramontato insieme a quello di una Jugoslavia unita con le guerre balcaniche. Questa è la Zorka di Shabazz. Negli anni 60 e 70 fiora l'occhiello della metallurgia serba. In questo impianto si producevano fino a 25.000 tonnellate di zinco all'anno, cadmio, solfati, anodi di stagno e blocchi di piombo. Oggi una bomba ambientale in attesa di esplodere. Questa vasca, ad esempio, è ancora piena di fanghi d'argento e di piombo, residui tossici delle lavorazioni galvaniche. Qui abbiamo che il bacino di contenimento è crollato ed è stato sostituito con dei sacchetti di sabbia. Ma ovviamente i sacchetti si sono sbriciolati sotto l'effetto dell'erosione e la contaminazione esce fuori. Da lì vedi come percola, esce e va attraverso il sistema fognario nelle acque sotterranee, nelle acque superficiali. Ma la contaminazione del sito è ben più grave di così. Un precedente sopralluogo ha evidenziato una concentrazione di arsenico al suolo 50 volte superiore al limite ammesso per i siti industriali italiani. Oggi invece la ricerca si concentra sui policlorobifenili, i famigerati PCB, un tempo utilizzati come additivo nei trasformatori elettrici. Sotto la direzione degli esperti dell'ISPRA, il personale tecnico dell'Agenzia Serba per la Protezione Ambientale raccoglie i campioni di terreno che dovranno essere analizzati. Questo è il terreno sotto i trasformatori. Ci aspettiamo di trovare i PCB, se ce ne sono. È un progetto con le Nazioni Unite, con l'UNEP, per la caratterizzazione di due aree, l'area di Zorka qui a Shabazz e l'area di Viskoza a Loznica. Nello specifico ISPRA farà il piano di caratterizzazione di queste due aree e farà il training per l'Agenzia Ambientale Serba per capire come vanno fatti i piani di caratterizzazione. Il progetto è il primo di un più ampio impegno di assistenza alla Serbia del programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, volto alla decontaminazione del suolo nella regione, anche a seguito dei bombardamenti che hanno distrutto l'infrastruttura industriale del paese durante le guerre balcaniche, ed è cofinanziato dal Ministero per l'Ambiente italiano e dal Global Environment Fund. Siamo molto grati alle Nazioni Unite e al Ministero per l'Ambiente italiano per il sostegno a questo progetto. Finora abbiamo censito più di 700 siti potenzialmente contaminati, ma quelli di cui abbiamo certezza sono 359. Abbiamo deciso di iniziare dai primi 32, che sono anche i più problematici. Poi il governo deciderà come intervenire. Certo, ci vorrà tempo. E chi pagherà per le bonifiche? Non è possibile per le autorità locali risolvere da sole questo problema. Confidiamo nell'aiuto dello Stato e delle organizzazioni internazionali. Nel frattempo cosa fate per tutelare la salute dei cittadini? Qui c'è un problema di inquinamento storico. A quel tempo non avevamo gli standard di oggi. Oggi tutti gli impianti che operano in questo distretto industriale lo fanno nel rispetto dei parametri europei. Ma proprio mentre parliamo con il rappresentante comunale, poco più avanti un camion di una ditta locale comincia a sversare rifiuti speciali sotto gli occhi dei tecnici ISPRA. Sta facendo un reato, una cosa non autorizzata. Sono rifiuti pericolosi. Ci avviciniamo per capire di cosa si tratta. Questo è considerato in Italia, in tutta Europa, come un reato ambientale. Sono rifiuti industriali, contaminati, come possiamo vedere in questo caso. Questo che vedete in blu potrebbero essere sali di arsenico. Ne abbiamo preso già un campione, l'abbiamo consegnato alla Serbian Environmental Protection Agency per analizzarlo. E la prima cosa da fare sarebbe evitare che accadano cose come questa. Del resto tutta l'area è in stato di abbandono. Queste che vedete in magenta sono ceneri di pirite, che sono il residuo della produzione del ferro. Certamente non va lasciata in questo modo senza un confinamento, perché è materiale che lisciviando può contaminare le falde acquifere. E la Sava è solo a 50 metri da qui. Nel frattempo ci fanno sapere che il camion, incredibilmente, era stato autorizzato. Tutto a posto dunque. Eppure, mettere in sicurezza siti come questo sarebbe fondamentale anche per agevolare il percorso di adesione della Serbia all'Unione Europea. Ma la strada da fare, a ben vedere, è ancora lunga.